Buonasera a tutti, noi siamo Le Cose Importanti, veniamo da Latina. Scrivo questa lettera perché volevo dirti che sto bene, che la mia casa è in fiamme e dentro ci sei tu con tutte le mie cose, le serie TV che guardavamo al pomeriggio per ammaiarci un po', e la mia testa solo che tramontavano ed eri così limpida ed io così attenta, eri così limpida ed io così attenta. Bye.
L'odore del fumo che entrava nella pelle era come ossigeno per la mia anima. Ma non temere, amore mio, domani sarà puntuale. Scriverò un altro giorno, un altro viaggio ad ogni casa. Avrà il suo posto. Come si fa? Se chiudo gli occhi dimmi dove sei. Sento il tuo odore ma tu non ci sei. Si ferma il cuore insieme al mio respiro. Dovrei fermarmi pure continuare, voltare pagina e ricominciare. Quanto peso io mi porto dentro. Aprimi il petto e ti lascio guardare. Come si fa a lasciarsi andare? Come si fa? Guardami e impara, ti faccio vedere. Thank you.
e Macarena. Ah, brava, allora io faccio così, siamo arrivati a termine. Grazie a tutti, noi siamo le cose importanti, questo è il nostro ultimo pezzo, torneremo a parlare di niente. Grazie ai Meeting del Mare, grazie a tutti voi per essere qui, nonostante appunto questo disagio qui. Ci tenevo a dirvi che la diversità non deve essere vissuta come una cosa strana da cui allontanarsi. Chi non lo capisce è ignorante, mi dispiace dirlo. Sono contenta di rappresentare la diversità qui oggi. Siamo tutti belli, anche se mi piacciono le donne e molto probabilmente a tanti altri di voi qui in mezzo. Buonasera a tutti. Thank you.
a scucire le maniche. Sembrerà tutto normale. Prenderò un caffè. E quelle borse sotto gli occhi. Grazie a tutti, buon proseguimento, vi lascio a Fulminacci, grazie ancora a tutti per la pazienza, grazie mille del mare e ciao.